Il 20 aprile all'alba dai fedeli sospirata, andiamo a venerare Maria incoronata. Andiamo a venerare Maria incoronata. Dal cielo in primavera scende giù. Un cordiale saluto a tutti gli amici e devoti di Maria Incoronata. Ci troviamo nel settimo sabato in preparazione alla festa dell'Incoronata. Sabato 8 aprile 2017 presiede l'Eucarestia di questo settimo sabato Don Michele De Vincentis, parroco della parrocchia della Madonna della Consolazione in Scampitella, provincia di Avellino. Buon ascolto a tutti e buona preghiera. Camminiamo tanta via, facendo valli e monti, o Vergine Maria. Facendo valli e monti, o Vergine Maria. Paradiso. E viva.
primavera scende giù la rondinella, è il segno che ci manda Maria la Zingarella. Grazie.
Prostrandoci alla prima immagine
seguirà poi la reposizione del Santissimo nell'altare della reposizione, adorazione libera fino alle ore 20:30, poi con l'aiuto della comunità magnifica ci sarà un momento di adorazione guidata. Fino a mezzanotte il santuario sarà aperto, poi a mezzanotte chiudiamo e ci vediamo domani alle ore 18 per il ricordo della passione del Signore e l'adorazione della croce. Sabato prossimo alle ore 18 ci sarà un momento di preghiera, non la messa perché il giorno è liturgico, quindi una figlia di preghiera mariana. Dopodiché ci vediamo alle ore 11 per la veglia pasquale, la Santa Veglia Pasquale. La Pasqua, l'orario è quello festivo, quindi 8:30, 10, 11 e 30, 17 e 19 e così anche i lunedì di Pasqua, orario festivo. Questi orari che vi ho detto, c'è in fondo una piccola candina, in sacristia sul tavolino trovate dei piccoli foglietti che volendo potete portare a casa. Poi invece per la festa c'è già qualcosa su Facebook, insomma sui media, il programma della festa, c'è qualcosa qui in santuario. Da lunedì prossimo saranno disponibili i Debian e le locandine da portare anche nei vostri territori delle parrocchie. Quindi vi chiederò poi la cortesia di aiutarci a distribuire tutto il materiale per la festa. Grazie ancora a Don Michele, grazie anche per questa benedizione che riceveremo attraverso la posizione del Don. Grazie ancora a voi tutti, grazie comunque al direttore Padre Giovanni, grazie per il servizio anche liturgico, grazie a voi tutti e vi auguro davvero di trascorrere, anzi no, trascorrere pare che è una cosa profana, di vivere questa settimana santa facendo sul serio, perché Gesù non ci ha mandato per scherzo. Però mi viene un'altra cosa, ma quando prego, c'è un altro che fa sul serio, sapete chi è? C'è un altro che fa sul serio, chi è? Stava nel deserto con Gesù, perché farà di tutto nel marino, farà di tutto per portarci via quello che Gesù vuole donarci. Allora non teniamoci sotto la parola e niente ci potrà veramente danneggiare, anzi riusciamo a metterlo così. E viva Maria e di noi il Signore questa sua benedizione. Il Signore sia con voi.